Salve a tutti ragazzi ed eccoci ritrovati con un altro test mod molto veloce con un altro car. Sono qui per presentarvi il Fortuna, trovato dal sito ufficiale di Farming Simulator 2015. Ve lo presento perché, a parte essere un carrettino così, due assi, tranquillo, 33.000 litri, ve lo presento per le texture che ha, perché appunto come potete vedere dalla barra, per esempio qui in basso, vedete che un po' le etichette, come dire, rovinate, anche i fari comunque sono ben dettagliati, sono fatti bene, anche le ruote non sono niente male, ha varie etichette in giro, anche qui davanti sul timone, cioè ha inserito così un po' l'usura dove potrebbe andare a toccare destra e sinistra. Abbiamo comunque dei bei tubi idraulici, un bel raggruppamento di tubi e comunque texture complessive, insomma, mi piacciono abbastanza belle, perciò ho deciso così di presentarvelo, perché comunque potrebbe far comodo un carrettino medio per chi inizia magari a fare qualcosa così in azienda. Plain, praticamente un po' così originale. Qui abbiamo dei dettagli, vedete, c'è un po' di ruggine qua così, per esempio sul bordo in alto, sull'angolo in alto, e insomma così ho visto questo bel carrettino e ho detto ma sì, dai, presentiamoglielo, che se magari qualcuno non l'ha visto, magari non tutti, ma tengono sempre d'occhio il sito ufficiale. Qui abbiamo i fari, fate retromarcia, frenate si accendono gli altri. Ha messo le frecce, però purtroppo non c'è lo spazio, ma non ci sono i fari di retromarcia. Ecco, questa è una cosuccia che potrebbero mettere benissimo senza tanti problemi. Lo scarico, vedete, si sono aperti praticamente i ganci, poi inizia a scaricare. Abbiamo il nostro pistoncino, va su anche abbastanza velocemente, forse un po' troppo rispetto magari alla realtà, sarebbe un po' di tempi da diminuire. Comunque delle belle animazioni anche sui gancettini qua in basso. Adesso si richiude questo, poi si richiude il sportellone sempre un po' troppo velocemente, vedete, dopo si riaggancia. Ecco, forse movimenti un po' più lenti, aggiungere la spia retromarcia, dato che sui fanalini hanno lasciato i posti. E poi penso che possa anche andare bene. Io cari così vi dico, non li ho visti, non so di che zone siano, dalle mie parti non, diciamo, non ne ho visti. Comunque dai, fatto anche bene, e quando lo sganciate poi vedete si tira su, gira anche il maneghetto, e poi io piazza i fermi sulla ruota, una sola, metterli anche l'altra parte, non so se mai. Quando riagganciate sul maneghetto, tira sul il coso e via i fermi. Beh, dai, che dire, una bella mod, vi lascio il link in descrizione. Commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like. Niente, che dire, vi lascio il carro e bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!